Salve a tutti, sono Luigi Gallo della Commissione Cultura e il primo applauso va a questa comunità di Nocera, che è stata la prima comunità più forte che ha detto no alla Gori, è la prima che si è ribellata e ha portato il virus in tutta la regione Campania. Veramente abbiamo dei guerrieri su questa, in questa città. E allora io vi racconto che cos'è la Gori. La Gori nasce tantissimo tempo fa dal signore Alberto Irace, che adesso ha fatto una carriera politica strepitosa. E quando nessuno era renziano, Alberto Irace, durante la campagna delle primarie tra Bersani e Renziano, ha portato i suoi voti a Renzi. Perciò Renzi è il primo antidemocratico per eccellenza, perché è quello che non rispetteremo, non rispetterà mai il referendum per l'acqua pubblica. Allora è stato il PD a portare la privatizzazione dell'acqua sui nostri territori. E poi, naturalmente, siccome sono la stessa cosa e noi lo diciamo, Caldoro, con l'ultima legge regionale, ha regalato 70 milioni di euro a una società privata, la Gori, che ha un debito di circa 200 milioni. Poi ha detto: il resto del debito me lo paghi 20 anni, prima 10 anni senza interessi. Ma a noi ci fanno questi trattamenti? Gli vogliamo dire e ricordare che quei 70 milioni sono soldi nostri, sono soldi dei cittadini e non sono i soldi di Caldoro che può fare quello che vuole? È questa la classe politica che ci contraddistingue. Allora, noi la settimana prossima andiamo a denunciare il deputato Sarro, che è commissario del lato 3 e secondo la nostra denuncia ha fatto un abuso di ufficio. Poi vediamo come vanno avanti queste cose, perché noi non ci fermeremo mai rispetto a questa lotta. Ma sempre lo stesso Renzi è quello che ha fatto il decreto per gli appalti nelle scuole. Ieri l'ho letto insieme ai miei colleghi della Commissione Cultura, e indovina chi mantiene i soldi questo decreto? Sono previsti uno stanziamento di 500 milioni. Questo decreto è scritto che per la manutenzione verranno dati soldi sempre alle stesse ditte che attualmente fanno la pulizia nelle scuole. E sapete una delle ditte che prende più soldi chi è? La Manutencoop. La Manutencoop, dove il presidente oggi è indagato nello scandalo Expo. Allora di quale cambiamento stiamo parlando? Vedete che sono sempre gli stessi. Gli appalti si fanno già individuando i nomi a chi darli e lo scrivono per legge. Ma noi non siamo qui solo per denunciare. Noi in Commissione Cultura abbiamo fatto approvare sul decreto istruzioni 30 emendamenti, avevamo scritto la controriforma Gelmini e il PD ce l'ha bocciata, avevamo fatto tutte norme salva precari per la scuola, ma il PD ce l'ha bocciata. Ma 30 emendamenti, come ricordava Luigi Di Maio, con il ricatto, li abbiamo ottenuti, li abbiamo ricattati di mantenerli in aula. E uno di questi è quello della rivoluzione digitale e sociale nella scuola con i libri di testo. Innanzitutto il libro di testo non sarà più obbligatorio, ma poi il libro di testo si potrà costruire con docenti e studenti insieme, che elaboreranno un testo con video, foto, multimedialità, e poi lo metteranno su una piattaforma nazionale dove la scuola di Bari può scaricare il libro della scuola di Aosta. E questi libri costeranno 0 euro, perché saranno stati prodotti dai docenti e dagli studenti, mettendo insieme i contenuti, ed è un'esperienza che già esiste nelle scuole. 150 scuole, book in progress, andate a visitare questo sito, già lo fanno, e i risultati dei test degli studenti in competenze linguistiche e matematiche sono superiori. Allora servono persone libere, che quando hanno cercato di bloccare perché è arrivata la telefonata degli editori, hanno detto: no, ma voi questo lo dovete bloccare. Siamo andati in massa, tutta la commissione in bilancio, ha detto: se lo voi bloccate, voi passate il weekend qui. E loro siamo riusciti a sbloccarlo. Quindi concludo
dicendo che se in 12 mesi abbiamo mandato a casa Di Pietro, Fini, la De Girolamo, la Cancellieri, Bersani, Letta e ad ultimo il signor Genovese, alle prossime elezioni, se ci date una mano, mandiamo a casa anche Napolitano e Renzi e ci liberiamo di questa dittatura governativa.